Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ancora una volta non si tratta di un video classico sulle attrazioni di Sydney perché purtroppo ho finito i video da caricare di questo genere e quindi non potendo, essendo in farm e non potendo visitare cose nuove di Sydney, ho preferito raccogliere alcune idee e farvi questa top 15 delle cose gratis da fare a Sydney. Per l'appunto, quindi cominciamo subito con la numero 1 che è St. Mary's Cathedral, è la principale chiesa cattolica di Sydney e l'ingresso alla cattedrale è gratuito, si paga soltanto per entrare a visitare la cripta. Non mi dilungo troppo perché in questo caso, per questa attrazione avete il video dedicato che vi lascio qui. Potete cliccarci sopra tranquillamente perché questo video verrà messo in pausa e il video dedicato si aprirà in una finestra a parte nel vostro browser. Quindi io vi aspetto qui, non mi muovo. Numero 2, i Royal Botanic Gardens. Sono il polmone verde di Sydney, sono immensi, potete passarci dentro giorni perché ovviamente l'ingresso è gratuito, ci sono anche dei tour gratuiti che vi portano a scoprire delle parti un pochino caratteristiche del parco. Anche in questo caso il video dedicato su questo canale c'è e quindi ve lo lascio qui e potete cliccarci se volete. Numero 3, la Government House. Questo edificio si trova all'interno dei Royal Botanic Gardens. Io non l'ho visitato, l'ho vista soltanto dall'esterno. Si tratta di un edificio a due piani, costruito nel 1843 per il governatore del New South Wales, ma che è stato donato alla comunità nel 1996. Potete visitare tranquillamente e gratuitamente sia i giardini che l'interno. Per l'interno avete anche la possibilità di partecipare a dei tour sempre gratuiti durante il weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, e in modo tale appunto da godervi anche un pochino meglio sia le opere dell'arte australiana che sono appese alle pareti, sia le decorazioni che trovate nei salotti e nelle sale da pranzo e anche gli stencil che decorano il soffitto. Numero 4, l'Harbour Bridge. È un must per chi visita Sydney farsi una bella passeggiata da un capo all'altro del ponte. Anche in questo caso c'è un video dedicato sul mio canale, quindi lo trovate qui. Vi dico subito che è veramente molto bella la vista che avrete sulla baia di Sydney e soprattutto con l'Opera House. E proprio a questo proposito, il numero 5 è appunto il Sydney Opera House. Per entrare all'interno dell'Opera House si paga, ma nulla vi vieta di farci un bel giro intorno, ammirare questo miracolo dell'architettura e magari farvi anche un bel selfie con quello che viene riconosciuto a livello internazionale come il simbolo dell'Australia. Anche in questo caso c'è il video dedicato e ve lo lascio qui. Potete cliccarci per avere informazioni aggiuntive riguardo all'Opera House. Numero 6, il Museum of Contemporary Arts. Se siete appassionati di arte contemporanea o magari avete una mezza giornata di pioggia da riempire, questo è il posto giusto per voi. Potete ammirare gratuitamente sia le esposizioni temporanee sia la collezione permanente. In più c'è la terrazza che con una bellissima vista all'ultimo piano. Anche in questo caso c'è il video dedicato, per tutte le informazioni aggiuntive potete cliccarci sopra, potete cliccare sul link che vi lascio. Numero 7, l'Art Gallery of New South Wales. È una delle attrazioni che io non ho visitato, ma ho in programma di farlo, quindi anche in questo caso, quando ci sarà il video, troverete il link qui. È situata nel domain che è adiacente ai Royal Botanic Gardens e ospita un'importante collezione di arte sia australiana che internazionale. L'ingresso è ovviamente gratuito e sono gratuiti anche i tour a cui potete partecipare all'interno. Ci sono spesso però esposizioni temporanee che sono a pagamento. Numero 8, l'Osservatorio di Sydney, che in questo caso non ci sono stata, ho in programma di andarci, quindi
Stesso discorso di prima, il link c'è se c'è il video. L'accesso a questo edificio è gratuito. Si tratta essenzialmente di un museo dell'astronomia e tra gli oggetti esposti c'è il più vecchio telescopio funzionante in Australia. L'accesso all'edificio è gratuito, si pagano soltanto alcune delle attrazioni che ci sono all'interno. Io ancora non ci sono stata, quindi non ho informazioni molto dettagliate. Quando ci andrò, troverete il link al video dedicato qui in modo tale da avere molte più informazioni rispetto a quelle che posso darvi io in questo momento. Numero 9, la White Rabbit Gallery. Se a differenza della sottoscritta siete degli appassionati di Oriente e in particolare di Cina, questo è assolutamente un must per voi. Si tratta di un edificio infatti di 4 piani che ospita un'importante collezione di arte contemporanea cinese. L'ingresso è gratuito e potete anche partecipare a dei tour gratuiti della galleria. Come ho detto, io non penso di andarci, quindi in questo caso non ci sarà un video dedicato. Vi consiglio comunque di andare a visitare il loro sito in modo tale da avere maggiori informazioni. Numero 10, la Customs House. Si tratta di un imponente edificio con un enorme atrio, un'impressionante scala a chiocciola, ma la particolarità è che vi dà la possibilità di camminare su un pavimento di vetro con sotto di voi un modellino in scala della città di Sydney. Si tratta di un must per ogni visitatore. Io ancora non ci sono stata, è una delle cose che ho in programma di fare e quindi vi lascio il link quando ci sarà il video dedicato. Numero 11, la Coastal Walk da Bondi a Coogee. È una camminata spettacolare dal mio punto di vista. Si tratta di 5 km e mezzo tra le due spiagge più famose di Sydney. Potrete ammirare un panorama mozzafiato camminando sulle scogliere e anche in questo caso c'è già il video dedicato, quindi vi lascio il link qui in modo tale che potete darci un'occhiata. Numero 12, la Manly Scenic Walkway. A differenza della Coastal Walk, io non l'ho ancora provata. Posso dirvi che si tratta di una camminata che si divide in due parti. La prima parte va verso ovest per circa 10 km da Manly fino allo Split Bridge, mentre la seconda è un circuito di 9 km e mezzo che da Manly vi porta fino a North Head e poi di nuovo fino a Manly. A me hanno consigliato di fare il circuito e penso che lo farò, quindi anche qui quando ci sarà il video lo trovate linkato. Perché mi hanno consigliato di fare il circuito? Perché si arriva fino ad un punto panoramico da cui, se si è fortunati, si può vedere la migrazione delle balene. Numero 13, il Centennial Park e i Reservoir Gardens di Paddington. Il quartiere di Paddington è un quartiere residenziale. È caratterizzato dalle case in stile vittoriano che sono state rimesse a nuovo con dei balconi incorniciati in ferro battuto. È molto bello passeggiare un pochino in tranquillità per il quartiere, anche se non offre particolari attrazioni, tranne che appunto per il Centennial Park e i Reservoir Gardens, in cui potete trovare qualsiasi tipo di attrezzatura per lo sport, quindi i vari campi per gli sport, quindi e i tracciati sia per la corsa, le bici, gli skateboard e anche per i cavalli. In più avrete anche la possibilità di rilassarvi davanti ad uno degli stagni con le anatre o magari di farvi un bel barbecue nelle aree dedicate. In più, se volete, per quanto riguarda il quartiere, il sabato ci sono i Paddington Markets. Numero 14, i mercatini. Se volete passare un po' di tempo tra le bancarelle durante il weekend, posso consigliarvi il mercatino delle pulci di Glebe il sabato e quello di The Rocks che si svolge sia il sabato che la domenica. Io vi parlo di questi perché sono i due che ho visitato e che mi sono anche molto piaciuti. Per quanto riguarda Glebe, io ho visitato anche la fiera, che alla fine è il mercatino del sabato, solo che è ingigantito. E in questo caso c'è il video e potete darci un'occhiata se volete. Numero 15, ultimo punto, i tour guidati gratuiti a piedi della città. Se siete a Sydney solo per poco tempo e volete vedere tante cose, questo è il modo migliore per farlo. Io non li ho provati, ma ho un'amica che ha passato Sydney soltanto un weekend e ha preso parte ad uno di questi tour ed è stata molto contenta. Ce ne sono due che partono da Town Hall, uno alle 10.30 e uno alle 14.30,
e vi portano in giro per la città per circa 2 ore e mezza, 3 ore, mentre ce n'è uno che parte alle 18 dal quartiere di The Rocks, precisamente dal Caldman's Cottage, che vi porterà però in una Sydney un po' più macabra, raccontandovi appunto di delitti, rapine e vari misteri della città. E con questo io ho concluso le 15 cose gratis da fare a Sydney. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato qualche spunto per visitare la città in maniera gratuita. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete mettere un like e anche condividerlo con i vostri amici. Se volete potete commentarlo, magari scrivendomi se avete qualche altra cosa gratis da fare a Sydney, oppure se avete qualche domanda potete farmela direttamente nei commenti. Cercherò di rispondervi o con un commento, oppure se invece vedo che ci sono un po' di domande, potrei anche pensare di raccoglierle in un video. In descrizione trovate i link ai miei social per potermi seguire, quindi in particolare Facebook, Instagram e Twitter, che sono i tre che uso di più. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.